Ha chiesto di parlare il deputato De Carlo. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Anch'io ringrazio il collega De Idda che per una volta ha deciso di citare la Sardegna, snaturando quindi il suo ruolo di parlamentare nazionale, portandosi su un livello più locale. Non intendo entrare nel merito generale del provvedimento, perché nei 10 minuti che ognuno di noi avrà a disposizione nel pomeriggio per la dichiarazione di voto sviscereremo tutte le questioni relative appunto alle criticità di questo decreto. Però mi preme sottolineare una questione, che è quella legata alla green economy, o meglio, come lei giustamente Presidente ci fa notare, che dobbiamo chiamare l'economia verde, che è stato uno dei punti da collante di questo governo rosso-giallo, rosso-rosso-giallo, e che di fatto, al di là dello slogan, non è che poi nei primi giorni abbia avuto un impatto così forte. Non dico che si dovesse e si doveva investire o porre, come la Merkel in Germania, 100 miliardi nel giro di pochi anni per l'economia verde, ma qui semplicemente si chiedeva di riconvertire centrali a carbone in energia pulita. Non credo fosse qualcosa che esulava dal programma rosso-giallo, e non occorre essere ambientalista come lo sono io per capire che questa è nel solco degli impegni che ci siamo presi anche a tutti i vertici mondiali per riconvertire le forme e le dipendenze dal carbone. Credo che invece si dovesse essere un attimo più pragmatici, abbandonare gli slogan e farsi un po' più nazional-popolari, perché vedete, abbandonare la Sardegna al suo destino, quando in realtà ci sono le possibilità di farne un laboratorio per la riconversione di quelle centrali a carbone, è un grossissimo errore. Poi, lasciatevelo dire, bocciare un ordine del giorno senza addirittura nemmeno dare la possibilità di una riformulazione che impegni il governo a fare una cosa semplicissima, e cioè impegna il governo a continuare e ad applicare il programma rosso-giallo che loro hanno presentato, che voi avete presentato. Qui voi state non bocciando il nostro ordine del giorno, state bocciando il vostro programma che vi consente di stare assieme anche quando non avete nulla in comune, se non gli insulti che vi siete scambiati fino a ieri. Grazie.